Naturalmente di punti verde infanzia, quindi stiamo parlando di aree, scusate, cerco di sistemare la telecamera, di luoghi di aggregazione che sono mantenute e valorizzati da gestori a cui è stata data in concessione naturalmente un'area di Roma Capitale. Come vedete all'interno del deliberato ci sono alcuni punti che hanno come scopo principale quello di iniziare un riordino dell'attività. Abbiamo analizzato naturalmente questa discussione, immagino non renderà giustizia a tutto il lavoro che abbiamo fatto di commissione, innanzitutto con le commissioni patrimonio, commissione ambiente, dove abbiamo fissato dei punti appunto centrali per risolvere questo problema, direi annoso del punto verde infanzia, anche chiamato diciamo in maniera errata, poi entrerò più nel dettaglio, parco divertimento o spettacolo viaggiante. Dicevamo appunto che sono aree di interesse anche dell'amministrazione capitolina, in quanto garantiscono sicuramente con la loro funzione un interesse pubblico e aggregante, nonché una sottrazione alla forma di degrado di alcune aree verdi che l'amministrazione naturalmente non può monitorare o gestire con l'eccellenza con cui fino ad oggi è stata gestita dai gestori di queste attività. È quindi una funzione che viene fatta anche a supporto dell'amministrazione capitolina e che purtroppo diciamo fino ad oggi non è stata del tutto garantita a causa di una mancanza di dialogo con l'amministrazione, ma questa mancanza di dialogo naturalmente ha anche delle motivazioni, perché le competenze gestionali di questa materia, di questo tipo di attività, sono state fino ad oggi frammentate in più dipartimenti, quindi abbiamo visto coinvolto il Dipartimento Patrimonio, il Dipartimento Cultura, il Dipartimento Ambiente e Commercio. Peraltro, tutto questo avviene in un'assenza vera e propria di una definizione di quello che si intende per appunto verde infanzia. Una definizione che è stata chiarita poi nel corso degli anni. Abbiamo delle io qui davanti a me ho raccolto numerose carte appunto nelle discussioni delle commissioni, tra cui delle note ministeriali che chiariscono che cosa si debba intendere per il punto verde infanzia e lo differenziano. Questo già nel 2012-2013 avviene. Differenziano da tutte altre simili attività come i parchi divertimento o spettacoli viaggianti. La definizione del punto verde infanzia, poi peraltro viene, diciamo così, nominata per la prima volta dal bando di Roma Capitale istituito nel 99, dove viene stabilita la concessione, convenzione di aree comunali ad alcuni gestori e periodo nel quale poi si stabilisce per Roma Capitale tutto il piano di settore, quindi con una fotografia delle esigenze di allora su questo tipo di attività. Naturalmente attorno a questa assenza di definizione ruota tutta una opacità e diciamo una confusione relativa ai punti verde infanzia, che diciamo, ci porta fino ad oggi ad alcuni interventi anche di Roma Capitale, anche dipartimentali, un po' confusi. Abbiamo visto infatti negli ultimi mesi la chiusura di alcune attività che si appellavano all'esigenza di un articolo del testo unico per la sicurezza, che in realtà all'interno del bando del 99 non era previsto. Poi entreremo nel dettaglio anche su questo. Le attività appunto condotte dal Punto Verde Infanzia si differenziano chiaramente dalle altre attività, quindi parchi divertimento e spettacoli viaggianti, proprio per la gestione dell'attività di per sé. Il Punto Verde Infanzia prevede dei giochi per bambini al di sotto dei 12 anni, prevede un'area diciamo non recintata, comunque con un accesso non a pagamento rispetto ad esempio al parco divertimenti, ma soprattutto una capienza inferiore alle 200 persone. Per capirci, stiamo parlando di parchi divertimento pari a un esempio come Gardaland o Mirabilandia o spettacoli viaggianti come i circhi, e invece il punto verde infanzia è il classico giostraio che funge anche da presidio di molte zone periferiche fino ad oggi.
Diciamo proprio per questo e per l'azione anche confusa, per la confusione, scusatemi la ripetizione, di tutto il quadro normativo, in questa confusione, ecco, agisce anche il regolamento capitolino del 197 del 98, che associa tutte queste discipline, quindi spettacolo viaggiante, dipartimento e punto verde infanzia. Proprio per questa, diciamo, confusione, le attività dello spettacolo viaggiante fino ad oggi si sono trovate, soprattutto le persone che volevano, insomma, avrebbero voluto occasione di lavorare appunto onestamente e di avere tutte le carte per farlo, comprese le concessioni, le convenzioni di cui avevano diritto, previste dal bando del 99. Appunto, mancano in una chiarezza e quindi in un dialogo con l'amministrazione. Devono chiarire queste situazioni, naturalmente pregresse, anche relativa alla situazione del pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, quindi una sorta di sovrapposizione tra il pagamento delle tassazioni COSAP e TOSAP, che diciamo, gli hanno impedito appunto la concessione il rilascio delle concessioni che anticipavo poco fa, e questa delibera intende appunto chiarire e iniziare a chiarire questo tipo di disciplina, e l'azione amministrativa renderla più efficiente e più efficace rispetto a questo tipo di attività, naturalmente stabilendo dei punti più chiari e un regolamento più chiaro che non confonda le attività precedentemente anticipate, quindi spettacolo viaggiante e parchi divertimento. Naturalmente di tutta questa confusione devo dire, forse userò parole un po' forti, ma sia la classe politica che la classe dirigente hanno rimandato per 22 anni, quindi oggi bisogna, insomma, agire con un pochino di coraggio e partire da un riordino della materia. All'interno del deliberato semplicemente ci sono dei punti molto chiari, con un ordine ben preciso. Noi intendiamo non solo appunto chiarire tutte le problematiche connesse ai punti verde infanzia, analizzando le singole attività con singole conferenze dei servizi, quindi con fascicoli e carte alla mano, e gli uffici competenti dovranno analizzare tutte le situazioni pregresse o eventuali irregolarità, o analizzare gli aventi diritto, insomma, di questa concessione stabilita dal bando del 99, ma anche aggiornare e fare una fotografia dell'attuale e quindi dell'esigenza futura su quello che sarà il nuovo piano settore, circoscrivendo tutti i requisiti di quello che sarà il nuovo punto verde infanzia, diciamo, del futuro su Roma, e quindi di quello che ci si aspetta all'interno del punto verde infanzia, perché naturalmente su tutta questa confusione dobbiamo anche dire che alcune attività hanno proceduto, diciamo, in maniera non. In un modo che non ci si aspettava all'interno dei municipi, così come mi hanno denunciato quando la delibera è stata discussa all'interno dei municipi. Quindi è giusto che sia chiarita quanto più la posizione degli esercenti del punto verde infanzia, per dar modo alle persone appunto oneste, che fino ad oggi hanno dato un importante contributo alla manutenzione delle aree su Roma Capitale, di proseguire onestamente come hanno fatto fino ad oggi. Poi naturalmente io ho presentato una serie di emendamenti che andremo a discutere a seguito, insomma, Presidente, e che sono semplicemente la raccolta dei contributi recepiti in fase di discussione durante i municipi con l'azione del documento. Quindi ci sono alcuni miei emendamenti che vanno a definire meglio qual è l'obiettivo ultimo della delibera, delineando ancora meglio appunto i requisiti, soprattutto futuri che ci si aspetta, ma soprattutto l'ordine su cui si intende procedere per fare questo riordino. Grazie, Presidente.